Oggi l'abbiamo intervistato in diretta. Sì, in diretta televisiva all'esordio della nostra diretta in occasione della gara Vigor Lamezia Scalea, però è la prima volta che ci sentiamo in radio, dai, facciamo questo esordio radiofonico in diretta regionale. Presidente, contenti oggi, no? 2-0 in casa della Luzzese, si comincia a macinare punti che chiaramente portano serenità nell'ambiente, risalite la china. Siete a 3 punti dalla Cittanovese, che ieri è stata fermata dalla Paolana, a 6 punti dall'isola Caporizzuto. Attenzione come vi sbilanciate con le dichiarazioni, perché poi capirà, perché quando sentirà Sacco magari avrà modo di sentirlo. Prego, prego, anticipo un po' i treni. No, nessuna dichiarazione particolare. No. Io enorme rispetto per tutti. Abbiamo... È stata una partita insomma tirata, importante, abbiamo vinto la prima volta fuori casa, comunque vittoria meritatissima, rispetto per tutti, come dicevo. È un campionato difficile da affrontare ogni giorno con la dovuta cautela, c'è tanto da lavorare ancora, con la giusta umiltà andiamo avanti. Avete superato un momento di blackout anche e soprattutto in virtù dei tanti infortunati, ecco, la stuzzico io a sto punto, no? 6 punti dall'isola Caporizzuto, se si continua a lavorare, magari l'isola inciampa in un altro reggio mediterraneo, può capitare, no? L'obiettivo è la prima posizione, comunque voi sperate di uscire da questo campionato dalla porta principale. Intanto mercoledì l'avrete in coppa. Indubbiamente. La Vigor Lamezia è stata allestita per cercare di vincere il campionato. Logicamente, ripeto, ci vuole tanta umiltà. È un campionato per noi difficile, dove non siamo abituati anche come società, però cioè, con molta umiltà lavorando ci metteremo tutto il nostro per cercare di venirne fuori, sicuramente. Vincenzo. Sì, io penso che la Vigor Lamezia abbia un ottimo organico, ma veramente un ottimo organico. C'è stato un problema forse di amalgama tra i vari giocatori, però lo ritengo un organico che può lottare fino alla fine. Sicuramente se riescono a inserire bene gli under e cercare... Andreoli lo sa, insomma Angelo lo sa benissimo quello che deve fare, non glielo devo insegnare io sicuramente, però può fare la sua parte sicuramente. Sì, è così. In effetti la squadra quando è stata allestita, la rosa è stata allestita per cercando i migliori che c'erano sul mercato, e sicuramente punteremo per fare un campionato importante, cioè il nostro obiettivo è quello di vincerlo. Logicamente se poi davanti troviamo una squadra più brava di noi è tanto di cappello, però l'obiettivo è quello. Non speriamo nelle male vicissitudine degli altri, però noi cercheremo di fare il nostro. Nelle dischialze, vabbè, bisogna contare pure su quelle, no? Quando sei dietro, vediamo. Soprattutto, no? Sì, vabbè, ma noi adesso pensiamo a noi, poi alle altre cose ci penseremo mano a mano. Vabbè, sembra che il bandolo della matassa sia stato trovato, o no? Bisogna solo dare continuità, chiaramente. Sì, ma tenendo presente sempre che siamo senza 4 giocatori importanti fuori, e con tutto questo quelli che li stanno sostituendo stanno facendo del loro meglio. Insomma, i risultati si vedono, no? Sì. Certo. Vincenzo. Dobbiamo lavorare tanto. Sì, Presidente, ma infatti io penso che il problema, ne avevamo già parlato altre volte, non con lei, ma anche qui in trasmissione, c'è il problema degli under, che purtroppo a questo campionato lasciano fuori dei giocatori importanti, e ieri abbiamo visto giocatori come Lombardo, lo stesso Mercuri, che poi sono entrato nel solito le partite, e anche da voi purtroppo deve giocare uno, qualcuno deve andare a sedersi in panchina di giocatori importanti come Marano, Mosciaro, perché deve giocare l'under, e questo è un problema molto grosso per gli allenatori. Certo, vero, verissimo, però visto che la regola c'è e che con gli under ci giochiamo sia noi che gli avversari, quindi è giusto così. Oggi addirittura il secondo tempo abbiamo giocato con 4 under in campo, quindi nulla da dire. Oggi cosa pensa degli under, Presidente? Scusi, è l'ultima. Dei miei under? No, cosa pensa di questa regola? Ma è la regola, secondo me è una regola che ci sta, che sta bene, perché gli under sono importanti per far crescere
il settore giovanile delle varie squadre. Il futuro del calcio purtroppo lo dobbiamo fare sugli under, dobbiamo puntare tantissimo sui ragazzi, sui settori giovanili. Noi abbiamo un ottimo settore giovanile che stiamo cercando di sfruttare al massimo, vediamo cosa ne esce fuori. Però mi perdoni Presidente, voi gli under li avete presi, quelli buoni che avete detto, Pasqualino, Carvelli, li avete presi non dal vostro settore giovanile? No, però abbiamo preso Ferraro che viene dal nostro settore giovanile, Mercuri, sì, il portiere che viene dal nostro settore giovanile, e in panchina abbiamo ragazzi sia di fuori che del nostro settore giovanile, quindi, e Matteo Perri oggi ha giocato il centravanti che è del nostro settore giovanile. Veniamo pure, sottolineiamo un discorso, Vincenzo, chiaramente la Vigor Lamezia arriva dal professionismo, ma anche dal professionismo, dove penso ci sia un'organizzazione tale dove alla base ci devono essere anche un settore giovanile. Noi la prima cosa che facciamo ogni anno è programmare il settore giovanile, la squadra la programmiamo dopo, la prima cosa è il settore giovanile, quindi per noi è importantissimo. E vedrete che alla lunga toglieremo fuori dei ragazzi che vengono dal nostro settore giovanile. Bene, e questo dovrebbe essere l'obiettivo di tutte, diciamo, le società. Non ci sono dubbi, ne abbiamo tantissime anche che giocano in altre squadre, quindi ragazzi di valore. Se vediamo in giro ci sono dei ragazzi che hanno giocato nel settore giovanile della Vigore, che stanno giocando in altre società. Avete nominato Mercuri prima, dello Scalea, Scalese stesso dello Scalea, erano dei ragazzi che erano del nostro settore giovanile, quindi il settore giovanile della Vigore è molto importante. Questo può essere decisamente un punto di forza per questo campionato e chiaramente in ogni caso per ogni società. Grazie Butera per l'intervento, la saluto e alla prossima. Buona serata. Grazie a voi, buonasera.